L'idea nasce da una proposta progettuale presentata alla Regione Marche, Assessorato alle Politiche Giovanili, grazie al supporto e la sinergia di questa associazione, che è il Gruppo Giovani Valdaso, che ha fatto da cappello, da organizzazione generale di questo progetto. Così Paolo Concetti, vice sindaco di Pedaso, introduce Valdasiamo, ciclo di incontri organizzati in tre comuni della Valle dell'Aso, Montefiore, Petritoli e Pedaso. Valdasiamo sta per siamo e partecipiamo, quindi la partecipazione attiva dei giovani nei processi di governance del territorio. Il prossimo incontro è assolutamente tematico e importante proprio per far comprendere ai giovani qual è questa attenzione. Il gruppo Giovani Valdaso ha sede a Valmir di Petritoli ed è formato da ragazzi tra 16 e 35 anni. Dal titolo Open Source, strumento di condivisione e comunicazione, il prossimo appuntamento si svolgerà venerdì alle 21:15 a Pedaso in collaborazione con l'associazione culturale Fermo Lug, acronimo di Linux Users Group, per diffondere la cultura del software libero e non proprietario. Un incontro tematico di approfondimento su questo strumento di collaborazione e attenzione alle nuove tecnologie, in maniera tale che il giovane possa sfruttare e utilizzare queste tecnologie all'interno di un circuito, all'interno di una collaborazione attiva tra i vari soggetti del territorio. Quindi l'interscambio comunicativo tra altri giovani del territorio, ma anche e soprattutto con gli adulti, quindi con i politici, con le associazioni no profit e con tutti diciamo, gli attori del nostro panorama politico e sociale. Con Alessandro Camilli dell'associazione culturale Fermo Lug, intanto com'è nato questo legame con Valdasiamo? Sono stato contattato da una signora che organizza, fa parte del comitato, per il primo evento, che era quello sui social network. Da lì sono venuto a conoscenza del fatto che ce ne sarebbe stato un altro di evento che parlava di open source e da lì ho fatto una proposta di collaborazione con il Fermo Lug. Questo appuntamento tratterà di open source. Noi saremo presenti con Andrea Colangelo, che è uno sviluppatore Debian, e con Massimo Ciccola. Spiegheremo che cos'è l'open source, che cosa vuol dire utilizzare software aperto, come viene supportato questo software, parleremo delle comunità, di come si interfacciano le comunità, di come si sviluppa il software, di come si aggiorna, della condivisione dei programmi, dei sorgenti. È un appuntamento solo per pochi eletti, per esperti o cercherete di avvicinare anche altri? L'obiettivo del Fermo Lug è quello di promuovere il software libero e ci adeguiamo sicuramente in base alle persone che abbiamo di fronte. In questo caso diciamo che l'argomento tratterà i fondamentali e è rivolto a tutti quanti. Quattro in totale gli appuntamenti di Valdasiamo con un minimo comune denominatore. Questi primi incontri sono degli incontri tecnici, quindi per far capire quali sono gli strumenti che poi i giovani potranno utilizzare per fare comunicazione, per attivare questa famosa partecipazione attiva del giovane. Gli ultimi appuntamenti si svolgeranno a Valmir di Petritoli venerdì 21 marzo con Siamo e Partecipiamo e venerdì 30 maggio a Pedaso con Governance del territorio.